Napoli. E chiudiamo con le immagini di una bella iniziativa che si è svolta oggi a Roma, la presentazione di Ania Campus, un progetto rivolto agli studenti per la loro sicurezza sulle due ruote, promosso dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. Previste attività formative con piloti, ma non solo. Vediamo insieme. Un'iniziativa pronta a coinvolgere più di 1500 ragazzi attraverso un tour che andrà a toccare le piazze di ben 16 città italiane. Si chiama Ania Campus ed è un progetto promosso dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. Sono appunto i giovani diretti interessati. La campagna in questione punterà a fare una panoramica su un tema non solo di stretta attualità, ma anche delicato, vale a dire la sicurezza sulle due ruote. È una bellissima soddisfazione innanzitutto vedere i giovani impegnati in un progetto educativo che tra l'altro riesce anche a potenzialmente salvare tante vite umane. Basti pensare che nel 2014 più di 800 giovani hanno perso la vita sulle due ruote. È bella la libertà che la moto può offrire ai nostri ragazzi, ma occorre usarla in maniera consapevole, un corretto stile di guida e soprattutto un presidio di sicurezza con i caschi omologati. Da una parte l'informativa con una serie di di insegnare a rispettare le regole della strada, dall'altra il divertimento e la pratica, con prove sul circuito e l'occasione di ricevere un casco nuovo in cambio di uno non omologato. Metteremo a disposizione dei caschi che se daranno i ragazzi in cambio un casco non omologato potranno averne uno omologato da personalizzare come meglio credono. Quali sono i consigli maggiori che si possono dare ai ragazzi oggi? Protezioni, quindi innanzitutto ovviamente il casco, non farsi distrarre dal telefonino e condotta di guida difensiva per potersi quindi difendere anche dalle violazioni altrui da parte appunto degli automobilisti. E con le immagini di questa iniziativa si chiude questa edizione.